tutti, cacciotti, e benvenuti in questo nuovissimo video delle 7, questo nuovissimo video di oggi. Doveva uscire un video di Minecraft che ho appena finito di registrare, ma ho aperto Facebook e ho visto che PewDiePie ha fatto uscire la sua nuova applicazione, che è il PewDiePie Bot, un bot che parla come PewDiePie, in teoria, o almeno questa dovrebbe essere l'idea. Ho detto, è appena uscito, il post è di 10 minuti fa, sono in tempo per farlo uscire alle 7, ora sono le 5, facciamolo. L'unica cosa, costa 3 euro sta roba. Io pensavo, ma sì, un PewDiePie Bot avrà fatto un sito gratis per tutti. 3 euro, ma sei pazzo, con 3 euro mi gemmavo su Clash Royale e facevo più views. E non ci gioco neanche a Clash Royale. Comunque, partiamo subito, avviamo l'applicazione e vediamo di che cosa si tratta. Come vedete c'è PewDiePie che... Ma che cosa... Vabbè, se tu gli lo tocchi, lui fa dei versi, dei gesti, non lo so. Cioè, sto provando... Oddio, è diventato un cyborg all'improvviso. Va bene, va bene. Ci sta. Allora, proviamo a scrivergli... Io ho già provato a fare un po' di conversazione. Questa sta la mia conversazione finora. Ok, ok, questo è strano. Ciao, mi manchi con la K. Forse... Non so perché sa l'italiano più di Pai. Forse è perché... Sai com'è? Forse è perché c'è una ragazza italiana. Non ci siamo mai incontrati, io gli dico a lui. E lui mi fa... Sì, in cece. Non so che italiano conosce. Ciao, non posso scrivere ciao a zero perché l'ho già scritto troppe volte. Hey, sup? Good, new, kawaii, amazing, text bro. Quindi come vedete, ah, facciamo una nuova conversazione intanto. I'm back, brofis. Ok, va bene. Abbiamo capito la situation. PewDiePie, non ti allarmare. I'm fabulous. Ok, dobbiamo ancora iniziare a parlare. PewDiePie, state calmo. Allora, ciao PewDiePie. Vai, ho scritto bene. It's me, PewDiePie. Il bello è che io non sento l'audio in questo momento, ma in teoria lui ha anche la voce. Non so che voce sia, però, perché sto usando il Mac per registrare, quindi non lo sento. Va bene, non è un problema. Anzi, ora ho cambiato cuffie e dovrei riuscire a sentirlo. Proviamo, parla. Io non so tra l'altro se capisce l'italiano. Magari lo traduce. Ha detto great meal. Vabbè, proviamo a scrivergli anche un po' in inglese. Why does Santa never wash his car in a car wash? Ecco, vedete? È quello che immaginavo. Ora inizierà a sparare puttanate a caso. Ha appena detto perché Babbo Natale non lava la sua macchina nel lavaggio. Ma è ovvio, c'ha la cosa con le renne. Mica c'è una macchina normalissima. Ti puoi iscrivere al mio canale? Magari mi dice di sì. Che canale è? Non sa parlare italiano questo. Che canale è? Surreal Power. Cercami su YouTube. Ok, YouTube ti ha rubato il coso di diamante. Parliamo un po' in inglese, ok? Parliamo in inglese così poi vi traduco io per vedere. Ce l'hai degli amici, non lo so, così, ma... Alright, I have a special bro. Ok, ha un amico speciale. Non so cosa voglia dire, però, insomma, non sono qui per criticare né niente. Gli amici speciali sono importanti. My name is... Ok, io ho chiesto quale fosse il suo nome, ma pensavo mi rispondesse Felix Sbalagibisbe, che c'è tipo 42 nomi di mezzo più di Pai. Gli ho chiesto se vuole essere la mia ragazza. Ed è super eccitato, a quanto pare, perché ho visto alcuni suoi video e non mi sembra molto etero. No, vabbè, anche se c'è la ragazza. Proviamo a dirgli cose che tutti i suoi fan gli dicono, tipo Brofist. Brofist, va bene. Ah, è comparsa dal schermo, che figata. Ciao zi, fai... una canna. Vediamo se è drogato. Non gli piacciono le canne. Bravo PewDiePie, si fa così. La droga fa male, non vi drogate. Proviamo a stalkerarlo. Chiediamogli dove vive. Magari ci dà l'indirizzo, tutte le cose. Ma che cazzo dici? Mica ci sei dietro di me, infame. Con gli occhi rossi da demonio. Ma t'ammazzo di botte. Guarda che t'ammazzo, eh. Guarda che t'ammazzo. Ah sì? Viece? Dai, eh. Have I heard about what? No, viece, è tipo romanaccio per dai, eh. Cioè, t'ammazzo di botte. No, vabbè. Però dovresti levarti i baffi, io te lo dico molto così, gentilmente. Quei baffi non ti stanno per niente bene. Cioè, fatti la barbona, quella che c'avevi prima. Cioè, così, un po' sbarbato. Cioè, al momento c'ho più barba io. E non ne ho di barba, zio, dai, su. Step up your game, bro. Raga, mi sa che si è bloccato. Non fa più niente. Brofist. Non voglio la Brofist. Va right. Bene. Bro, tranquillo. Nuova conversazione, passa la paura. Allora, visto che questa è una delle cose che si chiede più spesso a PewDiePie. Quanti soldi c'hai? Ma così per curiosità, non è che ti sto venendo a fare i conti in banca. Cioè, te l'ho chiesto, non te l'ho mica fatti. You have? No, cosa you have?
Raga, mi sa che è un po' bugato, non... Io scrivo ma non fa... Non scrive. Sono 3 euro buttati nel cesso! No, non piangere PewDiePie, sono soldi buttati nel cesso, non funzioni! Where are you now? Come where are you now? Ma perché c'è Edgar? Che sta succedendo? Perché ho capito che ormai non c'è più nessuno, che fai poche views per tutti gli iscritti che hai e che davvero non ti caga più in nessuno. In the sky, ma in the sky de che, like a diamond in the sky tu madre. Comunque no, a parte tutto ti voglio benissimo più di solo per il video, non per altro. Nulla di personale, ecco, gli occhi rossi, questo mi vuole ammazzare, io già lo so. Ah, ora scrive. Come sta Edgar, eh? Deutschland. Come Germania? No, ho detto come sta Edgar, non da dove viene Edgar, non sapevo che fosse tedesco, vabbè. Vediamo se è nazista, Hitler? Enderosti. Enderosti, I'm fabulous, non so cosa voglia dire Enderosti, però secondo me è filo nazista. Però lui è anche fissato col Giappone, quindi gli diamo un cavoi. So fabulous. So fabulous, sì certo che ti conosce a te, mannaggia, kawaii kawaii, ti tiro un pugno, te sfondo. Secondo me non lo capisce. Amore. Perché amore? Ecco, visto, la mia richiesta di prima è andata a buon fine. Sono ufficialmente il ragazzo di PewDiePie. Però scrive tipo, scrivo cosa, tipo, ho scritto Marzia. Marzia is not here. Try Marzia later. Non è qui, prova dopo. Ok, come se avessi chiamato, senti che c'è sta Marzia, volevo andare a prendere un bicchierino stasera. Quali altre cose c'ha PewDiePie? C'ha Maya, Maya si chiama l'altro pug. Maya, cosa I mi love dici? Maya. But Edgar is Satan. Cioè tu vuoi bene a Maya ma Edgar è Satana. Quel ma mi fa dubitare la tua cristianità. Credi in Dio? Non lo so, magari. I believe in Stefano. Ah, credi in Stefano. Stepli, non sapevo che tu fossi il dio di PewDiePie. Porca troia. Nei mates c'è il dio di PewDiePie. Che cazzo lo sapeva? Sei mai stato a Narnia però? Cioè, ho capito le domande importanti della vita, queste cose qua. Sei mai stato a Narnia? Ci sta mettendo un pochino per rispondere, eh? Se me sta inventando una bugia per evitare di dire che lui davvero c'è stato. PewDiePie, non fare così. PewDiePie, no? Eh? Eh? 2000 years later. Cosa mi dice che non c'è stato per davvero? Yes, I was. Sì, c'è stato a Narnia. Mi ha risposto con 3 ore di ritardo, ma c'è stato a Narnia. Ok, ok. Domanda relativa a questa. Sei razzista? Non so, sto cercando. Come flamed? Ma no, no, ho detto sei razzista, nel senso, è per fare views con il titolo, zio. Perché se scrivo PewDiePie razzista e tu lo dici nel bot, capito? Cioè, è clickbait 101, è proprio easy. No, vero? Ma hai spiegato tu come fai il clickbait, zio? Dai, sei maestro. Chiediamogli se vuole fare sesso con Anna Montana. Porca vacca, quando ero piccolo io, have a body. C'è ancora hai ancora un corpo. Ok, cioè ce l'hai già il corpo. I 3 euro peggio spesi della mia vita. I 3 euro peggio spesi della mia vita, porca vacca. Non capisce un cazzo sto botto, l'ho comprato solo perché c'è PewDiePie. I peggio 3 euro della mia vita. Love of my Shrek. What does this mean? Come love my Shrek? Shrek is love, Shrek is life. Mo, che cazzo sta di questo? Non ci credo, non ci credo. Fai schifo PewDiePie, fai schifo. E c'hai i cornetti da diavolo. Perché ti ho detto che fai schifo? Non puoi mettere un'applicazione così a 3 euro. Chi se la compra? Voi si guardano un paio di video, vedo che l'applicazione fa schifo. Che cazzo se la compra? L'ho comprata io perché sono scemo. Devi farla un attimo più carina e dagli. Cioè o fai le cose fatte bene o non le fai. Però comunque profista. Comunque profista. Here it comes, profit. Grande zio. Ma alla fine queste cose sono fatte per conoscere meglio, no? Il bot, in questo caso il bot di PewDiePie. Chiediamo, ti piacciono le banane? Le banane? Scusate, yeah. Ti piacciono le banane? Ok, beh, sono un po' a tutti, le banane fanno bene, il fosforo, il cervello, ci sta, ci sta. Però, dove le tieni nascoste? Cioè, voglio dire... In my head and my heart. Ok, nella tua testa e nel tuo cuore, ok? Quindi tu ti svegli la mattina e il primo tuo pensiero è la banana. Mi ricordo un attimo Snitex, sta situazione. Money, non ti bagliano la felicità. Egalité, fraternité. Quindi anche dei messaggi profondi all'interno di questa applicazione. Bravo così, più di bravo così, è così che si lavora. Bravo, bravo. Però ti possono comprare una Lamborghini. Cioè, voglio dire, non what la felicità. Your favorite color? Che... Mi ha chiesto qual è il mio colore preferito. Ora mi regalo una Lamborghini, raga. Ora mi regalo una Lamborghini. Yellow. Dai, porca troia. Cioè, è anche il colore proprio delle Lamborghini, il giallo. Oh. Yellow is evil. Come yellow è malvagio. Zio, c'ho pure la sedia gialla. Sono il mate giallo. Che cazzo, zio? Il mate giallo sono.
Sei tu stronzo, sei tu malvagio. Yellow is evil, so don't drink your piss. Come, il giallo è malvagio, quindi non bere il tuo piscio. È disagio questa cosa, zio, è disagio. Non è un bot, è un disagio. È inutile che piangi, PewDiePie. Questi sono stati ufficialmente i 3 euro peggio spesi della mia vita. Che senso ha questo bot? Non ha senso questo bot. Non ha senso. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Lasciare mi piace se vi è piaciuto questo video. Di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto. Ciao a tutti.